Le donne affrontarono tra il 1940 e il 1945 un periodo dei più scuri. Figli e mariti al fronte, in casa razionamento e bombardamenti. Questa rassegnazione si trasformò con l'8 settembre. La donna, partecipando attivamente alla lotta di liberazione, prendeva coscienza del suo ruolo nella nuova società italiana. A voi incomberà il dovere di addolcire il dolore di mia madre. Ditele che sono caduta perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho tanto voluto io stessa. Sono morta per attestare che si può amare follemente la vita e insieme accettare una morte necessaria. Caro figlio, non posso scriverti tutto quello che sento, ma quando sarai grande e ti medesimerai nella mia situazione, allora capirai. Non consideratemi diversamente da un soldato che va sul campo di battaglia. Sento il volere di Dio e con letizia voglio che esso si compia. Credo che questa sera avverrà. Avrei tanto voluto vedere i tempi nuovi. Mio caro marito, il mio ultimo respiro sia ancora di ringraziamento al destino che mi ha concesso di amarti e di vivere 7 anni con te. Avrei tanto voluto vederti ancora una volta, ma poiché non mi sono concessi favori, sono troppo fiera per fare una richiesta inutile. Ha scritto Thomas Mann. Tutto ciò sarebbe stato invano, inutile, sciupato il loro sogno e la loro morte. No, non può essere. Non c'è stata idea per cui gli uomini abbiano combattuto e sofferto con cuore puro ed abbiano dato la vita che sia andata distrutta. La resistenza fu un fenomeno europeo. Il termine coniato dai francesi indicò l'opposizione che l'Europa fece al nazismo. Fu insieme lotta armata, resistenza passiva, movimento popolare, rivolta patriottica. In Italia la resistenza prese l'aspetto di un secondo risorgimento, un moto che unì e saldò per la prima volta nella storia nazionale uomini diversi per provenienza di classe e per ideali politici. Fu l'incontro delle grandi masse popolari con i partiti antifascisti. Vi persero la vita 36.000 partigiani. 10.000 civili furono uccisi in azioni di rappresaglia. 33.000 militari perirono nei campi di concentramento. 8.000 furono deportati nei lager per motivi politici. 32.000 caddero combattendo nelle formazioni partigiane che si organizzarono all'estero. Le donne vi parteciparono largamente. 70.000 presero parte ai gruppi di difesa. 35.000 in azioni di guerra partigiana. 16 furono decorate di medaglia d'oro. Perché? Cosa fu che le mosse? Mentre il fascismo prima non aveva mostrato il suo vero volto e soltanto con le leggi razziali e con queste guerre che erano apparse così ingiuste e crudeli, come abbiamo detto forse quella contro la Francia, le donne hanno sentito che non potevano aderire ad una dittatura, ad una forma di governo che imponeva loro
prendere degli atteggiamenti che erano contrari a quello che era il loro profondo contesto morale. Avevo alcuni amici ebrei, per cui non riuscivo a capire questa presa di posizione e non riuscivo a rendermi conto del perché io avrei dovuto rifiutare alcune amicizie che fino al giorno prima mi erano state molto care. Successivamente penso che il colpo maggiore me l'abbiano dato i miei fratelli di ritorno dalla Russia, quando mi hanno raccontato e quello che era successo durante la ritirata e quello che avevano fatto i tedeschi e quello che avevano visto sia in Polonia che in Russia. L'ultimo colpo, certamente, a parte il 25 luglio, al 12-13 settembre, quando i primi carri armati tedeschi sono entrati in Mondovì. Era così assolutamente assurdo, ingiusto che i tedeschi portassero via gli uomini in quella maniera e soprattutto il vedere vicino al treno nel quale mio padre si trovava, un treno piombato che portava i deportati in Germania, un gruppo di tedeschi e di fascisti che spararono su noi donne che eravamo andati là per cercare i nostri cari, i genitori, i fratelli, eccetera, no? Ecco, mi ebbi una ribellione enorme e forse per la prima volta nella mia vita ho provato una cosa che poi non ho provato forse più, cioè che cosa è l'odio. Mettevano dentro alla busta paga un tagliandino dove c'era scritto deve pagare 5 lire, mi ricordo benissimo, per il partito fascista, per la tessera del partito fascista. E ho messo su rifiuto. Dopo 2 o 3 giorni mi chiamano in direzione e dicono tu sei passabile per il tribunale speciale. Perché? Perché hai rifiutato la tessera del fascio? Io lo rifiuto semplicemente perché è appena morto mio fratello in guerra. Aveva 20 anni, dunque la guerra mica l'ho voluta io, l'avete voluta voi e basta. Ho fatto la resistenza per il fatto che noi sono di famiglia operaia e siamo vissuti in mezzo a una grande miseria. Quindi sono andata presto a lavorare in fabbrica e di conseguenza ci siamo ribellati, penso anche tutte le altre donne, questo stato di soprusi da parte dei padroni. E quindi noi abbiamo desiderato di vivere in un mondo migliore, con maggiori libertà e che sia riconosciuta anche la persona sotto altri aspetti, anche l'aspetto umano e insomma non solo anche per ciò che riguardava un migliore benessere. Ma soprattutto perché vedevo gli operai, i contadini del mio paese, tutti i ragazzi del mio paese che la facevano e allora mi domandavo che se la facevano loro era segno che la facevano per una cosa importante, facevano la guerra per una cosa importante volontariamente, importante per dopo, perché dopo forse qualcosa sarebbe cambiato per loro e quindi anche per me. Poi l'8 settembre, quando diciamo si è sfasciato l'esercito, naturalmente diciamo, ho scelto questa strada perché ho capito che questi ragazzi in montagna avevano bisogno anche dell'apporto delle donne. Loro non, da soli non potevano, perché quelli che erano su in montagna non potevano naturalmente venire in città perché sarebbero stati arrestati. E allora mi sono decisa a fare la staffetta, ho incominciato a andare avanti e indietro a Boves con la mia bicicletta, a portare armi, munizioni, documenti, notizie, medicinali, viveri, secondo quello che potevo avere. Ecco. Le donne che hanno lavorato in questo periodo non erano né delle fanatiche né delle donne col coltello in mano e in bocca, come si è detto. Erano delle brave donne di famiglia, delle donne che da tanti anni erano sotto delle sofferenze e in quel periodo in particolare gli uomini, i figli, i mariti, i fratelli erano in pericolo, chi era in guerra, chi era già morto e le donne si sono sentite il compito di salvare la casa, in casa quello che era salvabile. Anche per una persona di cultura mi pare che fosse logico quella posizione che a un certo momento bisogna operare, perché operare significa dimostrare coi fatti la validità delle idee e allora naturalmente ciascuno di noi ha fatto quello che ha potuto nel limite delle sue forze e quindi io ho scelto anch'io la strada della cospirazione. Che
Con la resistenza, la donna diventa protagonista di un avvenimento storico a fianco degli uomini. Accetta la guerra come individuo che vi partecipa responsabilmente di persona. Accetta la guerra con le sue regole di violenza, e la guerra non le risparmierà alcuna violenza. Le donne arrestate, condannate, torturate sono 4.563. Le donne fucilate o che caddero nel corso di azioni armate furono 623. Le donne deportate in Germania furono circa 3.000. In montagna partecipano a tutte le azioni delle formazioni partigiane. E in montagna la donna scopre un'altra dimensione di sé. L'occasione le dimostra che, se necessario, può prendere il controllo della situazione, può condurre un'azione, guidare una formazione. Oltre 500 sono state le donne cui sono stati affidati compiti di comando anche militare. Ne abbiamo incontrate due. Ecco le loro storie. La sera del 7 novembre 1944, a Bologna si combatte contro i tedeschi la battaglia di Porta Lame, decisiva per le formazioni partigiane. Fu una ragazza di 17 anni, Germana Boldrini, a dare il segnale dell'attacco partigiano. In quel momento io mi sganciai dai miei compagni di gruppo e arrivai a Porta Lame circa un 6-7 minuti prima. Di lì ci fu l'attacco in piazza della Porta, insomma. E quando arrivai a Porta Lame, con la mia arma automatica e le bombe a mano, lanciai il fuoco. I miei compagni mi seguirono e ci fu un grande combattimento, ci furono delle perdite da parte nostra e delle perdite da parte dei tedeschi. Da dove le veniva questo grande coraggio? Forse perché in casa mia si è sempre vissuto in quell'atmosfera, dato le circostanze di mio povero babbo, che ha vissuto 12 anni di confine, e quando era a casa era molestato quasi tutti i giorni dai fascisti, insomma, e ne ha subito di tutti i colori. Allora io essendo la più grande, si vede che mi sono messa nel sangue quel certo spirito di coraggio per difendere mio padre fino alla morte, perché aveva passato una gioventù tanto crudele, tanto brutta, che mi rimpiangeva solo a sentirlo a parlare tante volte. E dopo la morte brutta, trucidata che le avevano fatto... Cos'era accaduto a suo padre? E mio padre è stato fucilato. Prima ha minato la casa e poi l'hanno fucilato sulle macerie della casa. E lei allora? Ho pensato che volevo difenderlo, volevo vendicarlo. Questo è stato tutto quello che ho fatto, poiché io non l'ho visto. L'ho visto un 2 giorni prima di morire e poi non l'ho più visto, neanche al funerale, niente. Che non gli hanno fatto un funerale civile, gli hanno fatto un funerale con dei carri e delle bestie, perché non gli hanno dato il permesso neanche di dargli una carrozza, niente. Nel 1944 Norma Barbolini aveva 24 anni. Era in montagna da tempo con una brigata partigiana comandata dal fratello. Uno degli scontri più violenti con i tedeschi fu quello di Cereso Logno, nel Modenese, nel corso del quale Norma prese il comando della brigata. Poiché mio fratello rimase ferito e abbastanza gravemente, eravamo impegnati in una battaglia molto impegnativa, anche perché quella lotta si svolse così quasi a tu per tu tra i tedeschi fascisti, e di conseguenza un certo momento noi eravamo semicircondati, dopo che la postazione di mio fratello l'hanno messa a tacere. Quindi noi abbiamo dovuto cercare con tutte le nostre forze di resistere a questo combattimento, e poiché lì persone che potessero in quel momento prendere delle decisioni non ne vedevo, e c'era anche un certo caos, e lì decisi di prendere quelle decisioni che ritenevo più opportuno e che ero sicura che i partigiani mi avrebbero anche sì appoggiate, che... Sì, fatto tutto il possibile, e di conseguenza lì siamo riusciti a portare a termine la battaglia con un enorme successo, fra l'altro. Che grado aveva? Di capitano. Avevamo la taglia, io e mio fratello, di 400.000 lire. In carcere sono sottoposti ad interrogatori estenuanti. Come i loro uomini sono al corrente di cifrari, di codici, dei nomi dei capi, della forza numerica delle formazioni. Il nemico non risparmia mezzi per estorcerglieli. Subito dopo l'8 settembre, Adriano Locatelli raccolse nella sua casa di Bergamo un gruppo di militari sbandati. Li guidò per oltre un anno in azioni partigiane,
sin quando i tedeschi riuscirono a catturarla e tentarono di farla parlare con ogni mezzo nel corso di massacranti interrogatori. Questi interrogatori avvenivano in una camera con un letto con delle punte di ferro. Se lei diceva di no, come ho sempre detto, veniva battuta su quel letto, ma a fior di legnate. Poi veniva portata fuori. Messi in una camera che se anche lei gridava, non potevano sentire perché era tutta imbottita. Pigliavano quello che adoperano gli spazzacamini a pulire i camini, la denudavano e attraverso il corpo veniva battuta da queste specie di armi, non so, di spazzacamini. Ma però guardi che lei aveva legato le mani e legato le gambe. Ho avuto battuto fuori tutti i denti. Alle gambe mi hanno messo gli aghi roventi. E questo è continuato per 8 giorni, sa? Senza mai parlare e ammettere pur di salvare i miei compagni. Mi dovevo lavare nuda alla presenza di questi soldati. Non mi davano da bere, ma mi mettevano l'acqua. Non mi davano da mangiare, ma me lo mettevano lì. Ah, mi ha strappato anche i capelli, se vuol dire anche quello. Sì, sì, mi hanno strappato anche i capelli e mi hanno battuto al muro per non so quanto tempo, sotto le lampade. Ecco perché mi danno un po' noia queste luci, perché mi ricordano quelle là. Radio Cora era una radio partigiana collegata con gli alleati. Il gruppo venne catturato a Firenze e tradotto a Villa Triste. Ne faceva parte Bocci, Pieraccini, Focacci e fra gli altri una donna, Gilda La Rocca. E quando fummo portati a Villa Triste era pieno di repubblichini, di polizia tedesca e fascista e ci portarono al primo piano in un'anticamera mettendoci tutti con le braccia alzate, con la faccia al muro, e via via qualcuno di noi veniva portato via e poi sentivano grande urla, colpi, botte, e qualcuno che è stato riportato in anticamera come l'ingegner Focacci era addirittura con un braccio spezzato, con i denti completamente partiti e in condizioni terribili, e lo stesso il professor Bocci, che per poter essere continuato, per poter essere ancora torturato perché parlasse, e lo avevano ridotto in condizioni tali che per fargli un'iniezione cardiotonica gliela dovettero fare su una spalla, non c'era un punto dove poter mettere l'ago. E lei? Sì, non mi hanno risparmiato. Non sto a entrare in particolari perché, insomma, talmente doloroso anche per me rievocarli che non ce la farei. La notte avevo sopra la camera che poi ho visto, era una specie di camera di tortura, sembrava un ambulatorio. E la notte era una cosa veramente infernale perché si sentivano colpi, urla, i tedeschi urlavano che sembravano pazzi, la gente urlava dal dolore e io a un certo punto mi stracciai il sottabito per farmi dei tamponi negli orecchi, ma non ci riuscii e sono arrivata al punto di cercare di ammazzarmi, prima buttandomi da una finestra e poi da allora in poi ero sorvegliata a vista. E prima ancora anche con i pezzi del sottabito di cercare di impiccarmi al tubo del termosifone, ma si ruppe e non ci riuscì. Non è giusto che degli esseri umani, specialmente se sono in particolare persone oneste, intelligenti, eccetera, non devono essere messe alla mercé di energumeni scatenati, di criminali che picchiano, che fanno sì che un altro loro simile debba desiderare la morte come il bene supremo, come la meta proprio, la liberazione, insomma, ecco. I partigiani fiorentini decisero di tentare un'azione contro i fascisti al caffè Paskowski. L'impresa fu affidata a 2 gappisti, un uomo e una donna. Siamo entrati dentro, ci siamo accomodati a un tavolino. Abbiamo agganciato la bomba sotto un tavolino e l'abbiamo accesa. Però nel momento che ci siamo alzati, se è stata una spinta al tavolino, non so, la bomba è cascata. Quindi io subito l'ho raccolta e l'ho messa in borsa. In questo momento però avevamo visto, quelli a tavolino accanto hanno notato che qualcosa di sospetto c'era.
E quindi hanno chiesto e volevano vedere cosa c'era in borsa. Nella borsa c'era la bomba. L'uomo riuscì a fuggire. Tosca Bucarelli venne portata a Villa Triste. Iniziarono gli interrogatori. E questi interrogatori ci portavano in una stanza e tutti entravano lì. Entravano lì e ognuno voleva fare la sua domanda. Secondo quello che uno rispondeva, e se non era quello che desideravano loro, picchiavano. Io in un primo tempo, infatti la prima sera, sono stata picchiata molto da un capitano della SS tedesca. Invece gli interrogatori successivi furono fatti tutti dai fascisti. Aveva paura? Forse ribellione più che paura, perché la paura in quei momenti forse sparisce, non so, c'è qualcosa che ci dà un coraggio tutto particolare. Quindi penso sia più ribellione che paura. Ad ogni modo anche paura, perché insomma una persona, come dicevo, che non ha paura è cosciente, insomma. Io ho avuto molta paura. Il 21 gennaio, quando gli alleati sbarcarono ad Anzio, la resistenza romana giudicò che fosse giunto il momento buono per liberare alcuni prigionieri politici a Regina Coeli. La buona riuscita dell'operazione dipendeva da Marcella Monaco, moglie del medico del carcere. Il piano era molto complesso. Io ero riuscita a procurarmi dall'interno del carcere un modulo di liberazione completo in tutti i suoi dati. Ne riempì 9. Perché le persone che si era deciso di liberare erano 9, Pertini, Saragat e Carlo Bracco, un coraggiosissimo partigiano di Trastevere che poi in seguito fu preso, seviziato in modo brutale via Tasso e morto. E un vecchio padre dei due Andreoni, che aveva subito torture gravissime pure avendo un'età molto avanzata, ed altri di cui adesso non ricordo il nome. I moduli vennero consegnati al direttore del carcere. Questi però avvertì che una recente disposizione stabiliva che i detenuti politici non potevano essere liberati direttamente, ma andavano accompagnati in questura e lì rilasciati. Questo sconvolgeva tutti i piani. Alle 5 del pomeriggio non si era venuti ancora a capo di nulla. Alle 5 e mezzo aveva inizio il coprifuoco. In più tutte le linee che collegavano i telefoni esterni di Regina Coeli si guastarono. Non rimanevano che quelle interne. A questo punto sembrò che il piano fosse fallito. Mezz'ora di tempo per escogitare qualche cosa nuova era troppo poco. E pensammo che avremmo coinvolto le famiglie mie, di queste due persone che mi accompagnavano, i detenuti che erano dentro e che sarebbero stati scoperti. E io mi trovai assolutamente disperata. E mi venne in mente di correre alla caserma della PAI di Trastevere, perché mio fratello, che era di leva in quegli anni, era stato assegnato alla PAI e conoscevo il tenente che comandava la caserma. Arrivati lì dissi a questo tenente che io avevo bisogno urgentissimo di parlare con mio fratello per una cosa grave e urgente, e lui evidentemente capì che c'era in giro qualche cosa d'eccezionale, corse a chiamare mio fratello e ci lasciò soli nel suo ufficio, che era quello che io avevo previsto. E allora uno dei due uomini, il quale per fortuna aveva una spiccata pronunzia meridionale, fece una telefonata sulla linea diretta che collegava le caserme a Regina Coeli. Si finse il funzionario di turno in questura e ordinò di lasciare i detenuti. Dall'altra parte, meravigliatissimo, il capoguardia rispose: ma tutti e 9? E lui disse: sì, tutti e 9, subito prima del coprifuoco. E l'altro disse: va bene, sarà fatto. Ritornammo di corsa a Regina Coeli, dove il direttore evidentemente stava accelerando al massimo le operazioni, e 2 minuti prima che scattasse il coprifuoco, dal portone centrale di Regina Coeli uscivano Pertini, Saragat e tutti gli altri. E la nota più bella, direi, è che Pertini e Saragat passarono tutta la notte dentro il nostro appartamento, mentre tutta Regina Coeli illuminata risuonava di telefoni, di chiamate, perché alle 9:30 Radio Londra aveva notificato che a opera di una patriota romana erano stati liberati. E quindi, mentre tutte le SS li cercavano disperatamente per tutta Roma, Pertini e Saragat, a 50 metri, si godevano la loro libertà. Ma in realtà il contributo delle donne italiane non si limitò alle azioni dirette.
Nel 1944 le donne partecipano ai grandi scioperi del Nord. Di più li organizzano. Si sostituiscono ai loro uomini quando chiedono pane, vestiti, carbone, migliori condizioni che mitighino la durezza del conflitto armato. E muoiono in quelle manifestazioni. La prima cade a Forlì nel corso di uno sciopero. È una madre di 5 figli. Nelle case assolvono ai compiti che la tradizione ha loro affidato. Lavorano, tagliano, cuciono, preparano indumenti caldi, confezionano pacchi cui aggiungono i viveri che altre donne porteranno in montagna ai partigiani. Indiscutibilmente noi non avremmo potuto fare niente senza delle donne montanare, anche perché quando noi siamo arrivati in montagna e i primi tempi che i fascisti hanno cominciato a fare la propaganda contro le bande partigiane, perché chiamavano le bande partigiane, ma non sotto l'aspetto buono banda, proprio come dei banditi. E quindi noi ci presentavamo nelle famiglie e queste donne si discuteva, si parlava e dopo poco quelle donne erano sempre disposte a dividere il loro pane e qualche volta anche il loro letto, ma non qualche volta. Quando avevamo dei feriti ci aiutavano e sono state per noi le donne della montagna proprio un appoggio indispensabile. In città fanno muro nel corso dei rastrellamenti in difesa degli uomini e ne salvano a migliaia. In campagna avvertono i partigiani del pericolo. Non distinguono fra i propri figli e i figli degli altri e rischiano la vita dei propri per salvare quella degli altri. Come vedevano schierarsi dei tedeschi che capivano che era un rastrellamento, si dividevano in diverse direzioni per avvisare tutta la zona che loro capivano che poteva venire rastrellata e qui venivano avvisati tutti gli uomini che si portavano in paesi molto più lontano o chi si nascondeva, ma non era prudente nascondersi. E tramite queste donne, senza nessun ordine niente, loro capivano che era un rastrellamento e andavano a avvisare: tu prendi quella direzione, io prendo questa, in modo che una vasta, vastissima zona veniva avvisata e gli uomini venivano messi al sicuro. Un altro caso molto più pietoso è stato quello di una mamma che cercava il figlio maggiore che era partito, doveva partire militare ma era in una base partigiana. Le hanno preso il ragazzo di 13 anni, era anche piccolissimo per la sua età. Questa mamma aggrappata al bambino, il bambino che urlava, i tedeschi che se lo trascinavano e sul camion vi erano già parecchi civili. Le donne si sono talmente disperate, le donne del paese, vedere questo fatto, che hanno preso madre e bambino, l'hanno strappato ai tedeschi, l'hanno portato via di prepotenza e sono riusciti a salvarli. E poi le madri che videro morire i figli sotto i propri occhi, quando non furono anche trascinate direttamente nella lotta partigiana. Maria Giraudo vide cadere i suoi 3 figli in un'azione di rappresaglia contro i partigiani. Hanno fatto la sparatoria da lì davanti. Il mio figlio, il più vecchio, è uscito fuori con le mani in alto, gli hanno sparato e è stato morto sulla porta. E invece quell'altro, il secondo, che adesso è ferito e ancora vivo, era lì dove era dritto lì nella porta, e la pallottola l'ha preso nella spalla e l'ha sfrecciato qui. L'altro era lì, vicino alla tavola, le pallottole l'hanno preso lì. E così, quello lì è morto alla sera. Questo qua si è salvato e l'altro me l'hanno ucciso lì davanti alla porta. Quando sono entrati i fascisti, lei dov'era? Io ero sopra nella camera. Che cosa ha sentito? Ho sentito a muovere qualcosa, mi sono messa, sono uscita fuori, ho visto quel soldato che era giù in fondo della scala che mi puntava il mitra, mi ha detto nascondetevi, io mi sono nascosta dentro. Poi un momento dopo ho sentito gridare, ho sentito i colpi, prima cosa, poi ho sentito mio figlio più vecchio che gridava mamma, mamma. Anna Maria Enriquez Agnoletti, fiorentina, era collegata ad un'organizzazione che metteva in salvo gli ebrei. Venne catturata e dopo essere stata brutalmente percossa fu sottoposta a continui interrogatori, di giorno e di notte, per una settimana. Alla fine i tedeschi la fucilarono in un bosco di Cercina. In carcere con lei, ma separatamente, era stata rinchiusa la madre. L'ho veduta al buio, diciamo, perché una suora, suor Gaetana, delle carcere di Santa Verdiana, forse prevedendo, poverina, quello che sarebbe accaduto, a suo rischio
me la portò nel cuore della notte nella cella mia. Ero rimasta sola in quella cella, cosa che non accadeva mai, vero? Quella notte ero rimasta sola e lei probabilmente ne approfittò per condurmi a Anna Maria, la quale era in una cella di rigore su all'ultimo piano e che io non avevo più potuto vedere mai, vero? Sicché ci abbracciammo lì. Pochi giorni dopo vennero a dirmi le suore che erano venuti a prendere Anna Maria e anche me, e che quindi preparassi in fretta le pochissime robe che avevo e mi tenessi pronta. Sono venute pochissimo dopo, naturalmente, a dirmi che purtroppo portavano via solo Anna Maria, e cercando naturalmente di non mettermi maggiormente in allarme, vero? Ma mi hanno permesso di lasciare, siccome Anna Maria doveva passare da quel corridoio per andare via, quei cari signori mi permisero di lasciare uno spiraglio aperto della cella. E di lì io vidi la mia figliola, accompagnata da una suora, che se ne andava verso il suo ultimo destino, con la testa un po' reclinata da un lato, come sempre le accadiva, insomma, di fare quando era un po' preoccupata, specialmente. Ma così, con l'aria di una donna serena e preparata. E di lì, da allora, io non l'ho più vista. Pochi giorni dopo la razzia del ghetto di Roma, verso la fine dell'ottobre 1944, cominciarono le partenze degli ebrei da Regina Coeli. In uno di questi gruppi vi era una bambina di 6 anni. Il camion su cui era questa bambina era già in partenza e io avevo pochissimo tempo a disposizione. Mi avvicinai al padre e dissi: sono la moglie del medico del carcere, ho dei figli, vuole affidarmi la sua bambina, lei corre pericolo. Quest'uomo mi guardò e capì quello che stava succedendo, e mentre il camion si avviava mi buttò la bambina al di sopra della transenna del camion. La bambina incominciò a urlare e le donne radunate capirono che l'SS già erano insospettite da queste grida e mi spinsero, mi batterono dentro un portoncino che io trovai aperto finché i camion potettero essere lontani. E dopo io presi questa bimba e la portai a casa mia, e questa bambina gridava, piangeva, non voleva stare con me, chiaramente non diceva una parola d'italiano, e io non riuscivo a spiegarmi che noi le volevamo bene, che era troppo piccola. Nemmeno i miei bambini con i giocattoli non riuscivano a calmarla. Tutta la notte pianse e gridò, e forse in quella notte io ho capito bene che orribile periodo, che vergognoso periodo stavamo passando. La madre della bambina, un'ebrea polacca, era riuscita a fuggire dal ghetto di Varsavia in Svizzera. Attraverso la Croce Rossa rintracciò la figlia. Per quanto estremamente pericoloso, venne a Roma in casa a Monaco. Aveva lasciato sua figlia nella prigione di Parigi quasi moribonda per una enterocolite, mi disse, magra, sciupata. La bambina, quando entrò per mano a me, rimessa a nuovo, direi, perché avevamo avuto cura di farle un bel vestitino, le avevamo messo dei nastri nei capelli, non riconobbe la madre, ma la madre non cercò nemmeno di avvicinarsi alla bambina, ma andò da mio marito, che era presente nella stanza, e senza parlare si buttò in ginocchio davanti a lui. E questo è uno dei ricordi più belli che io ho di quel bruttissimo periodo. Maria Montuoro venne catturata a Milano e in seguito portata al campo di sterminio di Ravensbrück. E dunque all'inizio sono stata trasportata a San Vittore. E la prima notte che ero a San Vittore mi è capitato di sentire le urla di mio cognato, dell'interrogatorio di mio cognato. Ho capito che era lui, perché si sentivano anche le parole. Ed è stato seviziato orribilmente. L'indomani mattina mi hanno chiamato l'interrogatorio e quando ho visto mio cognato, io non l'ho riconosciuto all'inizio, non riuscivo a rendermi conto perché avessero portato davanti a me un povero vecchio mendicante, non l'avevo preso neppure per un politico, capivo.
Poi dopo dal suo sguardo, dal suo silenzio, ho capito che era lui. Allora sono inorridita. A lei cosa fecero? Quella volta mi hanno semplicemente detto che se non parlavo ci sarebbe stato lo stesso trattamento per me. Ma poi non desidero molto parlare di me. Di San Vittore non ha voluto dire più nulla. A Ravensbrück, Maria Montuoro trovò un mondo nel quale l'ordine dei valori era capovolto. E nel campo, nominalmente, dominavano i nazisti e le naziste le chiamavano Aufseherin, ma siccome loro erano numericamente molto pochi di riguardi di noi, che siamo arrivati a essere sino a 60.000, loro avevano creato una gerarchia nel campo e chi aveva l'autorità erano in fondo i rifiuti della società, perché erano per esempio le prostitute che comandavano le ladre che venivano contrassegnati con un triangolo verde, le ladre nero, le prostitute. Nei campi le italiane ebbero una vita particolarmente dura. Alla brutalità dell'organizzazione nazista si aggiungeva la diffidenza delle donne degli altri paesi, che specie nei primi tempi consideravano tutti gli italiani responsabili della guerra fascista. Ma ci fu anche per le italiane l'incontro con mondi differenti da loro. Per la prima volta si trovarono a vivere in una comunità che abbracciava individui diversi, con un diverso modo di pensare, diverse regole, diverso tipo di comportamento. Un giorno arrivavo dal lavoro, dopo 12 ore di lavoro, ho fatto una corsa superando tutta la coda che già stava prendendo la minestra e mi sono messa nelle prime file per poterla prendere. E ho ricevuto uno schiaffo sonoro da una francese che mi ha poi riaccompagnata in coda alle compagne. Non mi sono resa conto di quello schiaffo, mi sono messa a piangere dalla rabbia. Quando 10 minuti dopo la stessa francese mi ha portato la gammella della minestra, è stata lei a portarmela, e mi ha chiesto: lo sai perché hai preso lo schiaffo? Ho risposto: no, tu mi hai picchiata perché sono un'italiana. E allora mi ha dato una delle prime belle lezioni che ho ricevuto in campo. Dice: no, ti ho picchiata perché in campo si può fare tutto quello che vuoi contro i tedeschi, non si può fare assolutamente niente che danneggi le tue compagne. Se sei di corvée devi fare la corvée, perché altrimenti andrebbe una tua compagna di campo che è nelle tue stesse condizioni di vita, ha le tue stesse necessità. Se vuoi invece fare del sabotaggio in fabbrica, fa pure, questo è libero, anzi fa tutto quello che vuoi in danno dei nazisti, questo è un tuo dovere, ma non far mai niente che possa danneggiare una tua amica e una tua compagna. Ho capito la lezione e da quel momento sono stata accettata, perlomeno. Ho visto dei casi di un eroismo veramente straordinario. Erano le studiose della Bibbia, erano delle tedesche, studiose della Bibbia, i quali avevano fatto una setta religiosa, ancora molto tempo prima del nazismo, che durante il nazismo si è comportata in modo molto positivo, perché per esempio erano contro la guerra, non hanno voluto mai collaborare e sono finite nei campi di sterminio. Ora ce n'erano quattro che si erano rifiutate persino di farsi contare l'appello, perché gli sembrava una sopraffazione, eccetera. Allora le ho viste portare sopra una portantina queste quattro donne e venivano aizzati dei cani contro di loro si lasciavano mordere senza fare un movimento, poi le hanno prese per le spalle, buttate giù con la testa in giù, sono cadute come sacchi vuoti. C'è da chiedersi, per chi è uscito vivo dai campi, questi 20 anni sono realmente trascorsi o ricordano come se fosse oggi? La fame che effetto fa? Ma fa un effetto, dal punto di vista psicologico, mortificante. Chi ha fame per lungo tempo finisce col sentirsi in colpa, non si sa perché. È brutto aver fame, fame, fame da morire. Abbiamo avuto fame per un anno. È una cosa che a un certo punto prende lo stomaco, fa venire la nausea. E poi la razione dei viveri diminuisce sempre, ogni giorno qualcosetta di meno. L'ultimo mese abbiamo mangiato al giorno mezzo litro di minestra fatta di legumi secchi. A un certo punto però mancano le forze, finiscono gli effetti della fame, i crampi allo stomaco, però si perdono le forze piano piano piano, non si ha più il coraggio di reagire. Allora si fa il calcolo delle calorie, non si muove più una mano per non sprecare calorie, non si parla più per non sprecare calorie. Per esempio noi donne sognavamo
tornare, fare semplicemente le cuoche, cucinare. Cosa che magari non abbiamo poi fatto. Aveva paura di morire? Oh sì, tremenda. Però non ho mai pensato alla morte come una cosa che potesse avvenire. Ho sempre voluto vivere e credo che sia questo che mi ha salvata. Il desiderio di vivere. Che effetto fa la sofferenza? La propria e quella degli altri? Beh, insomma, fa un effetto... che può lasciare una traccia per tutta la vita. Perché si finisce anche, a un certo punto, per incontrare il proprio limite, per deludersi di se stessi. Cioè? Cioè in questo senso, perché quando si scopre la ferocia umana che non ha limiti, si scopre però che purtroppo il nostro coraggio ha i suoi limiti e anche il nostro spirito di sopportazione. E siccome si desidera ardentemente di ritornare, bisogna corazzarsi contro il proprio sentimento e quindi rinunciare ad autocompatirsi e riuscire a ridere delle proprie sofferenze. Questo potrebbe essere bello, ma quando viene esteso alle sofferenze degli altri, quello che è coraggio diventa cinismo. Quello che è forza diventa insensibilità. E allora quando ci si rende conto di questo, si ha un senso di capitolazione, di disfatta. Al punto che quando si è ritornati ci si chiede se valeva la pena di resistere a questo prezzo, prezzo della propria personalità, se non era meglio invece soffrire con la nostra piena sensibilità del male che veniva fatto a noi e intorno a noi. Tante donne morte così, morte di fame, morte senza un nome, morte senza una personalità, a volte senza un male fisico, ma trovate così. Un giorno svegliarsi al mattino e essere coricati vicino a un cadavere. Un altro giorno al lavoro vedere una compagna cadere e cercare di rialzarla morta. Quando siamo tornati dal campo di eliminazione, noi eravamo come delle persone fuori tempo, perché noi ricordavamo il dolore e la sofferenza di un mondo, ed è anche logico, che voleva dimenticare la sofferenza. Noi ci facevamo delle illusioni per l'avvenire, pensavamo di dover trovare un mondo che da questa prova avesse imparato una lezione profonda. Si incominciava a dubitare noi stessi di quello che era avvenuto, ci si chiedeva se era vero o se era falso, se era un sogno, o se l'avevamo soltanto immaginato, pur sapendo il corpo portava i segni di questa violenza, portava i segni di quello che era stato il campo di sterminio, ma si aveva l'impressione di vivere un mondo che non era più nostro. Uscirono dai campi di concentramento, dalla lotta partigiana, dalla clandestinità, delle donne diverse. Gli uomini sono larghi di riconoscimenti per la donna italiana. Leo Valiani, uno dei capi della lotta partigiana, scrive: mandavamo sempre invece nostre le compagne, col pretesto che come donne rischiavano di meno, e in realtà perché eravamo convinti che sapevano fare meglio e valevano più di noi. La donna, scrive a sua volta Alessandro Galante Garrone, ha rivelato nella resistenza di essere pari agli uomini per tutto quello che è forza d'animo, coraggio, pensoso senso di responsabilità. Alla fine del 1945 gli echi della lotta partigiana si vanno spengendo. Ha inizio la competizione politica. Le donne, scrive ancora un politico, hanno individuato o assolto nella resistenza i loro compiti più specificatamente femminili e si sono costituite in gruppi o movimenti preoccupandosi del loro posto nella società futura. Non si sono mai chiuse in posizione particolaristica, ma hanno capito e detto chiaro che i loro problemi di emancipazione si collegavano a tutti gli altri problemi di libertà, di giustizia, di redenzione umana. Fu in realtà, quella delle donne italiane, una maniera intelligente e consapevole di partecipare alla resistenza e continuare dopo la resistenza a difendere e battersi per quegli obiettivi. È un discorso che continua. Alcune di quelle donne non rifiutarono la politica, accettarono il loro posto nei partiti, continuarono in Parlamento, nelle organizzazioni femminili, nei sindacati, nelle università, nelle associazioni culturali, l'azione che era iniziata, per alcune inconsapevolmente, per altre più consciamente, nel 1943. Altre tornarono ai loro lavori, in famiglia, in fabbrica, nei palazzi di vetro delle grandi organizzazioni moderne.
Quale significato ha avuto per lei l'esperienza partigiana? Beh, soprattutto una cosa molto importante, e cioè l'affermazione di una personalità che prima certamente non avevo e di certi diritti, della coscienza di certi diritti di cui nessuno ormai oggi più mette in discussione. La lotta partigiana era in contrasto con la femminilità? Oh, no, in contrasto con la sua femminilità, direi proprio di no. Cioè, non è che la femminilità si perdesse in quei momenti, non credo, assolutamente. Anzi, ci dava l'essere donne, ci dava certe intuizioni, ci poneva in certe circostanze nelle quali potevamo essere più utili, naturalmente, che non gli uomini. Se penso anche all'esperienza, forse almeno vista esternamente, delle mie compagne che erano partigiane come me, lassù non credo che per il fatto di essere donne avessero dovuto non fare cose che gli uomini potevano fare. In secondo luogo, cosa forse più rara nella condizione della donna italiana, il senso di una partecipazione a fatti storici vissuta dall'interno. Questo particolarmente mi pare notevole. Penso che questa eredità avremmo soprattutto dovuto trasmettere alle giovani generazioni e forse non l'abbiamo fatto con l'intensità che sarebbe stata desiderabile. Nelle donne ci fu sempre, e devo dire fin dal principio, la netta sensazione che la battaglia che si combatteva in quei giorni non doveva limitarsi a questo aspetto, direi quasi negativo, cioè di cacciata del nemico e dell'oppressore. Ci fu nelle donne che parteciparono alla resistenza sin dall'inizio la volontà di un mondo diverso. Mi sono finalmente convinta che tutti gli uomini sono uguali e devono vivere nel medesimo spirito di libertà, non la propaganda assurda che veniva fatta nelle scuole. Non dimentichiamo che sono nata nel 25, sono stata arrestata nel 43, ho subito tutto il fascismo e con il fascismo tutta la propaganda fascista, con dei concetti molto sbagliati di quella che fosse la libertà. Finalmente avevo capito che quello che avevo fatto non era inutile. Ho imparato il valore della vita e il valore della pace, direi, questo sì, senz'altro, cioè la preziosità della vita, riuscire a essere contenti solo del fatto di essere vivi e la sete enorme di pace. Ero in letto gravissima il giorno della liberazione e vennero i miei uomini a chiedere quale persone dovessero naturalmente castigare. Ciò non per vendetta, ma per lezione. Nel modo più assoluto non ho desiderato che venisse ucciso qualcuno. Però bisogna ricordarle perché non si ripeta. Guardi, sul masso del sacrario per le deportate italiane a Ravensbrück ho voluto incidere un motto: uomini vi amavo, vegliate. È un desiderio di amore e di libertà il nostro che ci fa ritornare su questi argomenti, perché ci accorgiamo che il nazismo non è morto, che il razzismo continua, che ci sono ancora dei focolai, che ci sono ancora degli uomini che vivono non in libertà. Perciò non si può dimenticare quello che è stato, perché si cadrebbe nello stesso errore di allora. Così come non si può odiare in blocco, in massa, tutti i tedeschi, perché sarebbe un razzismo alla rovescia, neanche questo non può avvenire. Bisogna semplicemente ricordare, renderci conto che quel fenomeno, il fenomeno dello campo di sterminio, il fenomeno della deportazione è avvenuto e che però non deve più ripetersi.